Martedì Grasso a Francavilla al Mare torna oggi per la 69esima edizione il Carnevale d'Abruzzo. Sfilano i carri dei maestri della cartapesta. Tra le novità di quest'anno c'è la presenza di un carro dedicato al Giro d'Italia in occasione della tappa di arrivo che Francavilla ospiterà il prossimo maggio. Qui siamo nel quartier generale del Carnevale d'Abruzzo, il capannone dove i maestri della cartapesta per mesi meticolosamente realizzano i carri che sfilano a Carnevale. Sono 5 in corteo assieme a scuole di danza, associazioni, sbandieratori, banda musicale, il tutto aperto dalla maschera per eccellenza Re Patanello. Politica, musica, cartoni, eterogenei gli argomenti trattati. Nicola De Francesco, organizzatore dell'evento. Qui siamo proprio nel cuore del cosiddetto capannone che ospita i 5 carri allegorici che sfilano durante le giornate del Carnevale a Francavilla. E quanto tempo? Occorrono diversi mesi. Noi cominciamo a fine agosto, primi di settembre, a smantellare i carri dell'anno precedente e cominciamo a rielaborare e realizzare insieme ai ragazzi, insieme al mio direttore artistico Tony Miccoli, i carri che seguiranno l'anno successivo. Quindi diversi mesi tra progettazione, realizzazione e tante nottate insonni, perché qui si fa solo volontariato. Quali sono i carri di quest'anno? Quest'anno abbiamo un primo carro, quello che apre la sfilata, il carro di Patanello, che è la maschera del Carnevale Francavilla, che è posizionato su una macchina che apre la carovana del Giro d'Italia. Saprete benissimo che a Francavilla quest'anno, il 15 maggio, c'è un arrivo della tappa del Giro d'Italia, quindi abbiamo dovuto dedicare un omaggio a questo evento. Abbiamo un secondo carro che è giusto, il secondo è questo, che vedete qui alle mie spalle, dedicato allo Schiaccianoci, l'opera musicale di Tchaikovsky, e rappresenta una ballerina con un soldatino e vari giocattoli, così come è nella favola che racconta il maestro Tchaikovsky. Il terzo carro dedicato alla satira politica, quest'anno abbiamo dovuto praticamente creare una piccola storia, la storia degli ultimi anni della vita politica di Francavilla, immortalando i personaggi che in questi anni si sono particolarmente distinti. Il quarto carro dedicato a Lufo Robot, che è realizzato, il direttore artistico è propriamente il nostro Tony, che è la rielaborazione di un cartone celebre, cartone. Sì, e forse è una delle nostre opere migliori degli ultimi anni, sia per le dimensioni, per l'altezza stessa del personaggio, che per la difficoltà nell'elaborazione, proprio nella realizzazione del personaggio stesso. E il quinto carro, un carro dedicato alla musica, con un DJ e un grosso stroboscopio. Un carnevale spumeggiante, hanno detto, in attesa della prossima edizione, numero 70.